Ragazzi, buongiorno. Allora, oggi in questo video voglio farvi vedere quello che secondo me potrebbe essere il miglior TRX o le migliori cinghie per l'allenamento in sospensione, perché in commercio ce ne sono di tantissimi tipi. Allora, vi posso far vedere, questo era il primo, il vero e originale TRX, che è riconoscibile anche dal colore generalmente giallo e nero. E questo è il TRX che potrete trovare sia sul sito ufficiale del TRX o anche su Amazon. Il costo è abbastanza elevato. Poi cosa è successo? Dopo che è nato questo primo TRX, tante altre aziende hanno creato un attrezzo similare, no? Adesso quello che va molto, e secondo me si sono abbassati anche di parecchio i costi, è quello che si può trovare anche da Decathlon. Io sono andato a prendermene uno e anche questo attrezzino qua secondo me va benissimo. Il costo di questo è all'incirca, se non erro, un 15,90 euro, e per quello che dobbiamo fare, a parer mio, è ok. Poi se andate su Amazon troverete altri attrezzi similari a prezzi comunque dai 15 ai 30 euro, che vanno molto bene. Questo attrezzo cosa prevede? Prevede che voi lo potete agganciare se siete al parco o siete in una palestra in cui ci sono le sbarre, potete inserirlo in questa maniera, fate passare l'attrezzo all'interno dell'occhiello, tirate in giù e l'attrezzo si va a stabilizzare. Quindi poi potete fare tutti gli esercizi, oppure se siete in casa potete andare a sfruttare l'ancoraggio previsto dall'attrezzo tramite questo supporto. Adesso vi faccio vedere anche come si aggrappa alla porta. Il consiglio è sempre utilizzare una porta robusta, quindi se riuscite a utilizzare la porta blindata è il top. Mi raccomando, cercate, magari chiudetela anche a chiave, perché se fate gli esercizi e qualcuno vi apre la porta, poi rischiate anche di farvi male. Adesso vi faccio vedere come si adatta il TRX o le cinghie in sospensione ad una porta. Io adesso vi faccio vedere l'esempio su una porta a vetro. Questa non è una porta robusta, è più a titolo di esempio per farvi vedere come si aggancia questa struttura dietro una porta. Quindi voi andate a mettere il TRX o le cinghie strap training, queste qua di Decathlon, dietro la porta, chiudete la porta, poi potete chiudere a chiave, così siete sicuri, e da questa posizione noi possiamo fare tutti gli esercizi. Il TRX ha poi delle regolazioni, in base all'esercizio potreste avere le presine più lunghe o più corte in funzione di quello che dovrete poi andare a fare. Quindi ecco, si stabilizza, adesso è solida e io posso andare a fare i miei esercizi. Questo, come vi dicevo, è ottimo. Il lavoro al TRX permette anche di rendere gli esercizi più difficili o più semplici in funzione del vostro livello atletico. E se ora vuoi allenarti con me, puoi. Ti ho preparato una guida con 10 programmi esclusivi per l'allenamento in sospensione. 10 programmi che ti permetteranno di centrare grandi risultati. Ti potrai allenare in casa, al parco, in palestra. Ti lascio qua sotto il link. Ti aspetto sul mio sito.